Smettila di seguirmi. Ti piacerebbe? Oh, fermati no. subito. Oh, oh. La tua fine è giunta. Ti prego, non uccidermi. No. Oh, ma che hai capito? Non voglio farti del male. Chi ti ha ridotto così? Non mi crederesti? Tutto è iniziato con Ban Ban e uno dei suoi soliti malvagissimi piani. Giocando con la macchina degli elementi, decise di usare il fuoco, riducendo il mio corpo in una palla di fuoco al suo controllo. Io non mi rendevo conto di quel che succedeva, mentre lui ne sembrava incredibilmente entusiasta. Poi puntò ad altri mostri. Stinger Fling stava passeggiando tranquillamente quando ha pensato di sparargli raggi laser. Aveva gli occhi da pazzo, ma per fortuna è riuscito a schivarli per un po'. Ma quando alla fine smise di fuggire, cadde nelle mani di Ban Ban, introducendo in lui il potere, schiavizzandolo. E bam! Flynn divenne un terribile mostro elettrico. Così Capitan Flynn decise di scappare, ma Ban Ban era già al suo inseguimento. Ci ordinò di inseguirlo e catturarlo. Poveretto! Oramai eravamo succubi del suo potere. Purtroppo nemmeno Capitan Flynn venne risparmiato, tutto in nome del suo potere capitalistico. Purtroppo senza nessuna eccezione, nemmeno tu, ha deciso di catturarti per via dell'immagine che ha visto sul muro. E allora che sia? No! Devi scappare! Eccolo qua! Uno dei miei preferiti! Ho una sorpresa per te! Diventa speciale! E ora sì che non devo far altro che godermi tutti i soldi che mi pioveranno addosso! Ma che cazzo! Che cosa? Ora ce la fai! Santa Pippa, no! Ehi, lasciami! Ora tocca a te! Uga! Guardate che fico! Posso controllare la natura, tantissimo! Oi, che mi sta succedendo? Mi sento fortissimo! No! Chi è il prossimo? Ti fermo io, maledetto! Aio! Ti godi il mio fumo! No! Basta! Uga buga! Quasi, ma niente da fare! Uga! Ti penso io! Li ho sconfitti tutti! Ora davanti a me c'è solo la conquista dell'universo! Sono imbattibile! Che stai facendo? Ancora ad architettare piani? Scendi subito! Muoviti! Ma che cosa vuoi? Devi mangiare la zuppa! No! Uga buga! E vedi di non fare capricci! Forza, andiamo! Oh no, Ban Ban ci sta inseguendo! E oramai vi ho quasi preso! Oh no, dobbiamo fuggire! Forza da quella parte, muoviamoci! Ok, siamo al sicuro qui? Ehi, Ban Ban, stai bene? Che succede? Sì, che succede? Beh, è una lunga storia! Ban Ban Baggio non è mai stato buono, cercava sempre di farmi cattiverie. Forse perché ero il preferito di mamma. Forse mi odiava per quello, era davvero antipatico. E i miei genitori erano preoccupati. Quando disegnavamo, io disegnavo sempre cose carine e belline per i miei genitori. Mentre d'altro canto, Ban Ban Baggio, aveva il suo modo di rappresentare la famiglia. Io avevo paura e non facevo altro che piangere. Mamma ha provato ad insegnargli ad essere buono, ma nulla era efficace con lui. Ero bravo nello sport e, come sempre, Ban Ban Baggio pensava come rovinare tutto. I miei genitori erano davvero preoccupatissimi per la situazione. Non sapevano cosa dovevano fare con lui. Così decisero di portarlo da un dottore per capire cosa non andasse. Il dottore trovò facilmente il problema in lui. Il suo cuore era così corrotto che addirittura sghignazzava. Da lì in poi le cose miglioravano, almeno per me.
perché mio fratello non se la passava bene per niente. Persino mia mamma mi ha paura di lui, crescendo diventi un figlio modello per i miei genitori. Ma il problema non sta vivo, perché lui non cambiò per nulla. Ai miei genitori la cosa non faceva piacere. Forse era un genio per le cose cattive. Quando alla fine diede fuoco a un palazzo, le cose cambiavano per sempre. Così lo sbattevano in un manicomio. Col senno di poi forse non avremmo dovuto farlo. Forse dovevamo tenerlo con noi ed ho paura che ora voglia vendicarsi su di voi. Oh no, è tutta colpa mia! Oh, dai, non devi sentirti responsabile per ciò che sta accadendo. Dici, non lo so. Siete pronti a divertirci? No, fratellino, come va? È un sacco che non ci sentiamo. Non mi toccare! Ehi, guarda! Ma che cos'è? È una cosa che disegnavo, non te lo ricordi? Eh? Ricordo quando eri in quella gabbia, non eri davvero cattivo, stavi imparando. Una volta sputasti questo fogliente, pensai che forse con dei fiori sarebbe diventato più carino. Te lo ridiedi senza aspettarmi nulla in cambio. E tu lo trasformasti in qualcosa di ancora più bello. Quando tutti abbandonavano ogni speranza con te, mi dimostrasti che stavi cambiando. Mi spiace, modello mio. Ti voglio bene esattamente così come sei. Oh, grazie, fratellino. Apprezzo tutto quello che fai. Sento che qualcosa dentro di me sta davvero cambiando. Oh, che carini. Ops. Il Garden of Bamban è aperto. Spero tutti diventa un mondo oggi, figliolo. Sei pronto, figliolo? Certo, sono sempre pronto al divertimento. Tieni, questo è per te. Ah, sì, che bello, grazie. Ok, controlliamo il tuo inventario. Non sai mai cosa può servirti. Bisogna sempre essere preparati, figliuolo. Eccoti. Aiuto. Mi mancherai, papà. Anche tu, figliuolo. Ciao, papà. Tranquilli, sono in buone mani. Ciao, ragazzi, ci vediamo. O forse no. Dove sono andati? Ah, me li sono già persi. Partiamo malissimo. Questo posto è enorme. Il vero paradiso. Ci sono quelli. Spiegati. Ho capito qual è il problema. Dobbiamo riuscire ad aprirlo. Ok, e come? So cosa state cercando di fare voi due. Forse ho qualcosa che può fare al caso nostro. Ora ci guardo. Attenzione! Qui, guardate, ho tutto quello che serve. Fai attenzione! Non preoccupatevi, ora ci penso io. È più difficile di qualche sembri. Ma ecco qua. Sta funzionando! Che bello! Ehi là! Ma dove sono spariti? Che cosa sono tutte queste caramelle? Vi ho trovato! Ma questa è immondizia! Che ragazzi zozzoni! Abbiamo trovato una cosa! Guardate, dei troni! Forza, ci chiamo! Non tu, vengo io! Cosa? No! Oh no, devo evitare lo schianto! Non fare il fedente! Prendi un po' della tua stessa medicina! Ops! Il mio drone! Entra nella sfida finale! Adesso è più forte di me! Brutti mascalzoni! Oh, eccoli qua! Non se la smettono! Oh no! Sto bene! Sono tornato! Babbo! Vieni qui, barbocchietto! Allora ti sei divertito? È pesantissimo! Aspetta un po'!
Oh, sì, è vero. Se ne stanno andando. Ci siamo divertiti tanto, grazie. Mamma mia, che scemo. E ora che faccio? Gli tiro sti giocattoli. Ops, mi sa che si è solo arrabbiata. Torna qui, mostriciattolo. Aiuto, questo pollo vuole mangiarmi. È svenuta. È il momento di filarsela. Ehi, non crederai mica di scappare. Ora ti prendo. Per un pelo. Oh, è quel pollo. Non posso crederci, sono in trappola! Ma che cosa faccio? Apri la porta o no? E smettila di chiamarmi pollo! Nascondersi non serve a nulla, ma cosa posso fare? Papà, se mai dovessi ricevere questa lettera, vieni a salvarmi! So che puoi! Wow, questa città è enorme! Allora, dove stiamo andando, papà? Eh? No, non è possibile! Stiamo andando al Garden of Ban Ban! Ma ho sentito che quel posto è pieno di mostri! E mo cosa faccio? Ti prego, papà, non portarmi! Qui ti prometto che faccio il bravo! Quel posto mi fa paura! Figliolo, mi spiace, ma devo lasciarti qui perché il babbo deve lavorare. Ma so che sarai coraggioso, ok? Va bene, papo. Ti prometto che farò il bravo e sarò coraggioso. Così si fa, bravo! E ora andiamo, dai! Benvenuti al Garden of Ban Ban! Io sono proprio quel Ban Ban! Salve, signor Ban Ban, è un piacere. Questo è il mio figliolo. Oh, ciao, bello! Sei in tempo per la cena! Non me l'aspettavo proprio! Ho detto qualcosa di sbagliato! Forse sono stato frainteso! Beh, se volete parcheggiarlo qui, è più che benvenuto! Gli altri sono già arrivati! Oh, ciao! Piacere di conoscervi! Quindi, non avete intenzione di mangiarmi, giusto? Oh, sto facendo tardi! Bene, prendetevelo e non rompetelo, grazie! In buone mani, stia tranquillo! Ok, tornerò presto, non preoccuparti e mi raccomando, divertiti! Ciao, ciao, papo! Ok, mammocchietto! Vai a giocare con gli altri! Vai, tranquillo! E quella faccia che cos'è? Avevo ragione, sei inquietante! Forza, vattene con gli altri! Sei proprio certo che mia mamma prende di base, che male! Oh, dai, non sembra malaccio questo posto. Voglio dire, sembrano contenti. Ok, perché gli stanno facendo mangiare le sue uova? Che strano. Ma troppo veloce! E tu lasciala andare, tanto vinco io. Oh no, qualcuno mi aiuti! Sono vivo! Ehi, fai bene? Ho avuto tanto paura! Ma cosa combini te? È quasi un fifo! Non è un problema mio, Ciclope. Ehi, mi spiace, vi ho fatto male. E tu chi sei? Ah, sei quello che ci è venuto addosso, eh? E per questo non saremo mai amici. Addio! Fantastico, posto nuovo e mi sono già fatto dei nemici. Vabbè, consoliamoci con la quest per Ophilla. Eccoti, l'ovetto! Non preoccuparti, tranquillo, non me ne servono altri. Ah, ma tu vai! Non mangiarmi! Oh, tranquillo, non vogliamo farti del male. Siamo qui per proteggerti, sono Pila. Tu come ti chiami? Io, giocatore. Molto piacere. Allora, che ne dici se prendiamo un po' di cibo e mangiamo tutti assieme? Sì, che figo! Ok, diamo un'occhiata al mio arrivo. Sembra tutto in ordine, ma mi è venuta una certa fame. È l'ora del lavaggio del cervello. Non so più come dirtelo, non puoi comportarti come vuoi. Oh, allora, chi ti prende? Già sei uno strapoiser, così non fai altro che peggiorare. Affo il bimbo che mi chiedevi. Facci piano, anguilla. Ecco, mi sono sporcato tutto. Però sembra davvero delizioso. Avevi ragione, questo panino è delizioso.
E ancora quello stramboide. Andiamo via. Uffa, ma perché ce l'hanno con me? Nom nom, delizioso. Ma buono, sono sazio. Ma il mio stomaco non è d'accordo. Allora me li papo tutti. Oh, non lo so, io non sono d'accordo, eh? Che succede? Ragazzi, fermi, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Forza, non agitatevi, vi farete male. Ehi, ma quel tipo va a fuoco. Vi prego, fermatevi. Dobbiamo portare i bambini da Bambam. Nessuno vuole essere mio amico. È l'allarme di Bambam. Vado a vedere cosa succede. Oh, Fila, non lasciarci da soli. Allora, che sta succedendo? Oh no, i bambini, lo sapevo. Quel Bambam è un mostro. Questo asilo è un pretesto per catturare i bambini. Vediamoci, non ho tutto il giorno. Ok, forse ho sbagliato a chiedere aiuto alla lumaca. Ma chi se ne frega, tanto me li babbo tutti uguali. Ma che cavolo, giocatore. Forse se facciamo attenzione, forse non ci beccano. Il passaggio sembra sgombro. Andiamo, di corsa! Bambolina sta aiutando il giocatore! Qui dovremmo essere al sicuro per un po', o almeno credo. Shh, vedi di non fare rumore. Ok, Bambolina, mi nascondo qui. Però ho tanta paura. Non preoccuparti, devo solo mandare il video della sorveglianza al tuo papà e verrà sicuramente a salvarti. Ora è meglio che mi assicuri che nessuno entri in questa stanza. Forza! Forza! Che stanchezza! Ma almeno la porta è chiusa. C'era un'altra porta! Allora, dimmi la verità! Non ci sono bambini qui, vero? Ma di cosa parli? Non capisco! Questa è l'ultima volta che mi menti! No! Il controllo mentale, no! Ti prego! Ok, vuoi il bimbo? So io dove puoi trovarlo. Ecco, è proprio qua. Ma non c'è più. Andiamo a cercarlo. Oh cavoli, ci è mancato pochissimo. Ok, sono andati. Posso dirmi al sicuro per ora. Almeno posso respirare. Non essendoci mostri in giro, posso... Oh no, che cavolo è quel coso? Ti prego no! Ah! Oh, mamma mia, che noia oggi al lavoro. E questa che cos'è? La videosorveglianza dell'asilo? Oh no, il mio bimbo! Allora è vero, ci sono dei mostri lì! Ti prego non farlo! Mi spiace, ma gli ordini sono ordini! No! Lasciami andare, ti prego! Dovrei proprio portare gli occhiali, pensavo fossi molto più grosso, te... Che fai, prendi in giro? Beccati questo maledetto! Dai, smettila, mi penso all'etico! Ehi, ma quella è la mia amica Ophilla! Sei passata a salutarmi? Non mi sembra proprio contenta. Sono qui per catturarti, giocatore. Gli occhi da pazza. Sto arrivando, giocatore. Ora verrai con me. Ti porto direttamente da... Ophilla, mi stai stritolando. Dove è andato? Aiuto, qualcuno mi aiuti. Vengo a prenderti, maledetto. Non andrai da nessuna parte. Aiuto, c'è un pollo che cerca di prendermi. Ops, forza gambe, non mollatemi proprio adesso. Via. Chiudiamo. L'ho bloccata? Penso di sì. Ok, forse no. Aiuto, e ora che cosa faccio? Sono in trappola, non so che cosa fare. Smettila di chiamarmi pollo. Papà, vorrei tanto che tu fossi qui con me ora. Ok, sai che c'è? Me ne vado. Se n'è andata? Davvero? Ew, che sollievo! Heila! Ai ai, come va? Oh, Cappari, c'era un'altra porta! Ora mi sono stancata. Vieni, ti porto dal nostro Bambam. Ok, ridatemi subito mio figlio! Giocatore, figlio mio, dove sei? Questa è la sua scrittura, la riconoscerei fra mille! Oh, piccolo mio, dove sei? Cosa ti hanno fatto quei maledetti mostri?
Non avrei mai dovuto portarti in questo asilo. Se vuoi rivedere tuo figlio, vieni con me. C'è solo una cosa da fare. Mamma mia, avevo proprio una fame. Devo dire che era davvero deliziosa. Ne vuoi un po'? No, grazie, non ho fame. Ok, peggio per te. Allora, vediamo. Dove potrebbe essere mio figlio? Ciao, mamma buona! Ehi, parlo con te! Fai un gesto così so che mi puoi sentire! Ehi, no, non intendevo quello! Che babbeo! Signore! Lei deve essere il padre di giocatore! Dobbiamo sbrigarci, mi segua! So esattamente dov'è! Mio figlio! Ti conviene che sia vero, sai? Dobbiamo sbrigarci! Bam Bam potrebbe trovarci! Ok, dov'è mio figlio? Santo cielo! Non posso crederci! Sei vivo! Papà! Sei tu! Sì, figlio mio! Sono venuto a salvarti! Abbracciami! Non riesco a crederci! Non ti perderò mai più, te lo giuro! Mi spiace rovinare la vostra riunione di famiglia, ma stai abbracciando la mia cena! Sì, vabbè, credici, scemo! Ehi! Da questa parte! Ho trovato una porta per uscire da qui! Forza, andiamo via! Sembra una buona idea! Forza, andiamo via! Ma com'è possibile? Bambolina, mi hai tradito l'ultima volta! Fate attenzione! Potrebbero esserci altri mostri qua attorno! Ti ho preso, piccolo! Hanno preso papà! Ora non puoi più sfuggire! Ti sono mancato! Ancora tu! Lo facciamo un patto? Un patto? Ignoralo, papà! Oh no, io invece qui non ho proprio voglia di sentirlo, vero? Ho visto? Beh, ascoltare ascolto! Ecco un patto, baffone! Se vuoi che io liberi tuo figlio, tu prenderai il suo posto con me! Cosa? No, non credergli! Figliolo, ti prego, promettimi che farai il bravo. Papà, ti prego non farlo. Dobbiamo andare, giocatore. No, no, aspetta, aspetta! Figliolo, oh giocatore, non c'era altro modo. Che momento topico. Ok, baffone, devo ammettere che non ho mai mangiato un adulto. Però magari sei comunque buono. Immagino sia un'esperienza nuova per tutti, no? Ehi, dov'è finito il mio telecomando? Ehi, parli forse di questi? Non ci controllerai mai più mentalmente! No, quello era mio! Allora, Bam Bam, parlavamo di nuove esperienze, giusto? Ops! Voglio presentarti un amico che è davvero molto ansioso di conoscerti. Prendi questo! Non posso crederci che ora mio padre sia lì tutto solo con quei mostri! Cosa? Cos'è questo rumore? Ciao! Ci vediamo! Ciao ragazzi! C'è qualcosa di molto importante che devo fare ora. Papo! Sei vivo! Sono così contento che tu sia vivo! Ehi, non ti avvicinare! Ma avanti, non fare così, non ti conosciamo nemmeno! Devo spiegarmi! Aiuto! Ora credi di andare! Dopo penso di scappare, Me la pagherai! Meglio fuggire! C'è spuglia, aiutami! Dove sarà andato? Ignoratemi! Silenzio! Potrebbe essere qui! Oh, sento il suo odore! Non fatemi del male! Oh, non possiamo farlo, Brown! Non ti ricordi chi eravamo? Eravamo giocatori proprio come lui! E io adoravo le lumache! E i bulli mi prendevano sempre in giro per questo motivo! Non capivano perché io fossi sensibile! Pensavo che la mia lumachina non si fosse fatta nulla! Ma i bulli si assicurarono che per lui fosse tutto finito! E questo mi spezzò il cuore! Finché un giorno Bam Bam non venne da me parlandomi di questo garden! Dove non c'erano bulli! Inizialmente rifiutai, ma quando mi disse che era pieno di lumachine ne fui entusiasta! Così decisi di lasciare quella casa e quei bulli dei miei fratelli! E me ne sono andato di fretta! Verso il garden di Bam Bam!
ed è qui che ti trovai, mentre decidi di fuggire da quella bulletta antipatica. E così abbiamo deciso di nasconderci qui dentro. Non te la riparti? Che storia commovente. E tu invece? Beh, la mia famiglia è sempre stata molto povera. E visto che non avevamo un soldo, vivevamo praticamente come dei barboni. Ma un giorno trovai un giocattolo stupendo nell'immondizia e ne fui felice. Ero davvero felice che lui ed i miei compagni mi prendevano in giro per via del suo aspetto. Così alla fine pensai, non importa se bello o brutto, per me sarà il mio migliore amico. Non andava nemmeno bene così e perciò i bulli iniziarono a prendersela con lui. Ma un giorno decisi che era ora di dire basta e che non poteva continuare così. Così li approtai e scappai col mio giocattolo. Ed è così che parve Bam Bam e iniziò a parlarmi del suo garden. Non ci ho pensato mezzo secondo, e così durante la mia rocambolesca fuga ti ho incontrato e siamo entrati assieme. Una volta dentro ci siamo sentiti al sicuro ed apparve Bam Bam che ci chiede di firmare il contratto. Una volta fatto lui ci avrebbe procurato tutto quello che volevamo. Sembrava tutto molto bello, forse un po' troppo bello. Infatti una volta firmati venimmo sbattuti in delle capsule e trasformati in sue cavi trasformandosi in orribili creature. Era tutto nel contratto che avevamo firmato e non letto. Ci diede anche delle indicazioni per prendersene con i bulli che ci avevano torturato, il che non era male. Così alla fine li attaccammo e ci vendicammo di tutto quello che ci avevano fatto negli anni. E la cosa ci fece sentire bene. Alla fine scoprimmo di non aver risolto nulla se non l'aver perso tutti gli amici. Io non so se posso accettare tutto questo. Sì, ma di lavoro. Addio. Forse sono stato un po' troppo cattivo con loro. Tira a fare tutti i saldi. Non toccare il nostro amico. Questo. Oh, grazie amici. Che cura, siamo amici. Oh no. Amici per sempre. Ti presento il mio nuovo esperimento. Ta-da! Eccellente! Vedrai, amico mio, diventerò il padrone di questi universi! Pronti? Che la sfida possa cominciare! Andiamo! Spero siate tutti pronti! Ora vedrà! Una via d'uscita! Addio! Maledetta, torna qui! Ah, io la testa! Dai, Blu! Cos'è questo posto? Guarda che casino! È stato nuovo! Ma hai rotto uno dei miei uovi! Mi dai, non lo faccio apposta! Fermati! Aiutami! Oh no! La via di fuga! È proprio spaventosa, Uga buga! Quello sì che fa paura! Ma è più piccolo di me! Amici, dove siete? State giocando a nascondino? Ok, continuiamo a cercare. Verde, sei tu? Oh sì, che bello, sono così contento di... Dove pensi di andare? Aiuto! Ma che succede? No, lasciami cadere! Stai zitto! Vai! Che succede qui? E zitti di non... Ehi, come ti permetti? Come ti permetti tu? Beccati questo! La mia pelle è durissima e la tua invece? Ti prego! No! Lasciami andare! È la mia occasione! Via! Ci sono! Poveretta! Ora mi sento un po' in colpa! Quanto mi sto divertendo! Vediamo! Ci sono! Il sotterraneo! In fondo non è così spaventoso. Ciao! Guarda chi si vede! Dai, facciamo patta! Ma certo! Cos'è questo posto? Aspetta, ma che... Ci hanno visto! Mi abbiamo di mamma! Siamo in competizione!
E tu, ciao ciao! Toccarci! Questa è la nostra fine! Io ti amo, ti conosco! Eccomi, molto piacere! Ehi, ma mi avete ingabbiato! Così volevamo fare! Lasciatemi andare! A me non mi prendete! Mi la pagherete! Noi mostri dobbiamo stare lì.